Bentornati in un nuovo video molto molto casalingo come la mia Miss. Allora, oggi siamo quasi alla fine di maggio e praticamente io ho già fatto i cambi di stagione del mio bimbo, del mio compagno, tranne il mio, perché praticamente ho molte cosine che magari sono multiuso e anche di mezza stagione e quindi tendo a magari fare il vero e proprio cambio di stagione quando magari arriva proprio il caldo caldo caldo, perché magari ci sono delle camicette, tipo non so, vi faccio vedere questa, che sono diciamo mezzo tempo, che posso magari sfruttare d'inverno con un maglioncino sopra. Quindi diciamo io il vero e proprio cambio di stagione aspetto proprio il mio, parlo proprio del mio personale, aspetto proprio a farlo all'ultimo. Quindi ora andiamo a fare insieme la pulizia del mio armadio e insieme il cambio di stagione. Allora, come prima cosa cavo tutto, vediamo se riesco a fare tutto, appoggio tutto sul letto, vediamo se riesco a fare tutto con una mano. Vai, comunque ora svuoto l'armadio e poi pian piano vi faccio. Ok, la parte di sotto l'ho svuotata tutta. Ora vado a prendere un pannettino di microfibra e l'ho bagnato con dell'acqua calda e strizzato tantissimo, insomma da renderlo un pochino umido, e vado a pulire con un po' di multiuso in modo da diciamo proprio pulire a fondo, vedete? Che comunque cioè, si crea della polvere allucinante anche, cioè, anche dentro all'armadio, quindi cioè, vi potete immaginare. E dopo questo diciamo questo lavoretto risciacquo ovviamente il pannetto un'altra volta, lo ristrizzo e procedo con la parte superiore. Puliamo per bene e dopo questo lavoro poi diciamo vado a ripassare tipo i pannetti della mop con diciamo i classici cattura polvere, che insomma ora dopo vi faccio vedere prima di riporre tutti i panni, per diciamo far sì che la polvere si crei di meno. Ecco, questa diciamo è la prima passata giusto per un attimino pulire l'armadio. Ecco. Ecco fatto. Ok, ora sono andata a pulire tutto l'armadio diciamo con il classico, insomma, con il multiuso, quindi insomma a pulire diciamo un po' a fondo tutto l'armadio, le stecche eccetera eccetera, e ora vado a passare questo spray che è il togli polvere antistatico. Allora, questo è uno diciamo abbastanza low cost, l'ho pagato 1,50 euro, il profumo al gelsomino ed è di questa marca qui, e rimuove ed evita il deposito della polvere. Quindi diciamo questo prodottino, notare che anche qui c'è la polvere da cavare, questo prodottino fa sì che si crei meno polvere in meno tempo, non che non faccia venire la polvere, capiamoci. Qui c'è un sacco di polvere perché ho spostato la televisione per piazzarvi qua e credo che devo spostare la televisione più spesso. Vabbè, comunque ora vado a mettere questo spruzzettino diciamo sui... Vado a fare una seconda passata con questo spray. Ecco qua. In modo che comunque si... A parte mi profuma tantissimo anche l'armadio, ma in questo modo la polvere si creerà un pochino di meno e comunque a lungo andare, dato che è una pulizia che non facciamo tutte le settimane, tutti i giorni, preferisco mettere questo prodottino che comunque mi aiuta tanto. Ora questo qui pensate che è un prodottino low cost e sì, funziona, però ragazzi il migliore di questi prodottini qui è della Stenom, che si chiama Mop and Duster, che c'è, cioè, quello è veramente una bomba. Io con quello
riesco a spolverare una volta alla settimana, cioè, poi vabbè che magari faccio una passata sempre con lo straccio umido e il multiuso un attimino per andare a pulire, però ecco, praticamente quello è veramente una bomba per la polvere. Ed eccoci qua, armadio pulito, e ora andiamo a fare il cambio di stagione. Notare quanti vestiti del cavolo ho, e non sono neanche tutti, perché praticamente molti li ho a casa di mia mamma, quindi parlo di abitini, vestitini, le cose che magari metto meno le ho lasciati da mia mamma, perché capita che quando magari sono da lei posso fare una doccia, magari qualche cambio me lo lascio anche. Questa vecchia scatola di un paio, insomma, di scarpe, e ho intenzione di andare a metterci i cappellini che non uso, ad esempio questo qui di Tiger pagato 2 euro che ormai possiamo archiviare, questo qui che prese il mio compagno per Samuele, ma è gigante, che è il cappellino di Natale con la barba di Babbo Natale, e insomma la mettiamo qui. Poi anche le sciarpe le appoggio, ecco, vedi, così. Ecco fatto. Cioè, oltretutto ne ho tantissime. No, forse devo prendere un'altra scatola, o comunque dovrei averne un'altra piccolina. E poi, diciamo, metto tutti i cappelli sciarpettine in questa, insomma, scatolina, ne prenderò un'altra e poi le andrò a mettere sotto al letto. Ecco qua, ho trovato un'altra scatola. Ovviamente queste sono scatole di scarpe nuove che poi non ho rimesso ovviamente dentro le scarpe sporche, cioè una volta comprate le scarpe mi sono, diciamo, conservata le scatole. E per l'appunto qui ho messo tutte le sciarpe, qui c'è una sciarpa e i cappellini. Ecco fatto. Ora in questo scatolone avevo tutte, diciamo, tutte le cosine estive. Questo abitino è veramente tanto tanto carino, eccolo qua, ancora nuovo, perché lo comprai quando ero, l'ho pagato 10 euro, sì, da China, eccolo qua, guardate quanto è carino, e quindi lo sfoggerò sicuramente in vacanza, troppo carino, che lo comprai perché costava poco, però col fatto che quando Samuele era più piccolino con l'allattamento mi tornavano scomodi i vestitini, però era talmente carino che non potevo lasciarlo là. E niente, ora vado a sistemare tutte queste cosine all'interno dell'armadio e qui vado a riporre tutti i vestiti, diciamo, invernali. Ok, ho scartato due cosine che non ho, che quest'inverno non ho messo, che è questa felpettina che è, mi va un po' grandina ed è di questo tessuto tipo, non lo so, non mi piace, quindi non ho messo questa inverno e la scarto. Questi pantaloncini obrobri che boh, penso sono di quando avevo 15 anni, e quindi ho scartato queste due cosine e ho sistemato le cose invernali così. Allora, in questo scatolone, in questo portaborsa e in queste pratiche borsettine, diciamo, dove mi erano uscite due trapuntine e le ho riciclate per metterci i panni invernali, così insomma non prendono polvere. E in questi due scatolini, ovviamente, insomma, sempre delle scarpe, tutte queste cosine. E ora vado a posizionare sotto il mio amato letto contenitore. Anche qui, come vedete, queste sono proprio delle bustine apposta dei vestiti che avevo in casa, e ci sono tutte le cosine del mio compagno, e anche qui, come vedete, in questo scatolo c'è tutte le sue cosine. E ora vado a posizionare le cose sotto al letto. Ecco fatto le scatoline, ecco qua tutte le cosine. E ora, eccoci qua, fatto. Ok, e ora ecco qua l'armadio pronto. Allora, oltretutto ho aggiunto questo profuma armadi della Coccolino, che sono i miei preferiti, cioè voi non potete capire quanto profumano questi pispolini qui. E sono andata a metterlo qui sotto l'armadio. Allora, nella parte di sotto, ora cadevo anche, ho lasciato qui giusto delle felpine a tre quarti e leggerine
per evenienza, se magari qualche sera d'estate può fare fresco, magari non so, sopra ai vestitini, insomma, possono far sempre comodo, anche perché considerate che ora il prossimo cambio di stagione lo farò ad ottobre, quindi diciamo che anche a settembre non è che devo star lì a per forza a tirare fuori le cose di mezza stagione. Poi ho cambiato un pochino disposizione, avevo i contenitori uno ai lati e li ho messi tutti e due vicini. Poi ho il fiatone, allora in questo primo scompartimento ho tutte le canottierine che posso mettere anche sotto i vestitini. Qui ho delle cosine random così per stare in casa, pantaloncini un po' così, magliettine un po' vecchiotte, giusto magari per stare in casa a fare le faccende. Qui ho due mega magliettoni che magari posso usare per dormire. Qui ho lasciato una magliettina che è tipo tre quarti, molto carina, e l'ho lasciata qui perché insomma non si sa mai, qualche sera d'estate che può far fresco. Poi tanto noi sempre a Ferragosto andiamo in montagna che fa freddissimo. Poi qui ho messo dei collant, qui due vestitini sempre per stare in casa o magari per andare al mare. Poi qui ho messo tutte le magliettine. Qui ho altro spazio e comunque andranno altre magliettine che ho sempre comunque da mia madre. Poi io sto aspettando un ordine di Chiabi che ho preso delle magliettine, quindi insomma me lo sono lasciato vuoto per qualche acquisto magari. Qui ho tutti i pantaloncini per uscire, insomma vari pantaloncini vari. E qui ho messo tutte le gonnelline. Mentre qui ho i pantaloni. Qui ci andranno i pantaloni che sono a lavare. Poi qui ho lasciato sempre dei maglioncini aperti da mettere magari sopra le canottierine, altri maglioncini, una giacchettina, una camicetta a tre quarti, giacchettine, anche questo vestitino che è sotto la giacca, bellino un sacco, vediamo se riesco a farvelo vedere. Guardate quanto è carino, che è una canotta. Anche questo mai messo, sempre per il fatto del discorso dell'allattamento. Quindi quest'estate sfoggerò tutto. Dei vestitini un po' così per tutti i giorni. Questo vestitino è meraviglioso. Poi avevo un altro vestitino. Una tuta di quelle, come si dice? Quei vestitini con il pantaloncino incorporato. Poi insomma un po' di cosettine random così appese, così non si sgualciscono. E sopra ho messo, diciamo, altre cosine magari invernali che possono magari servirmi per la mezza stagione, quindi delle camicette che comunque fa troppo caldo da permetterle, però insomma, dato che comunque ho tutto questo spazio a disposizione. Poi qui ho i pantaloni che sono più pesantini, che ovviamente ora non andrò a mettere. Comunque il mio armadio è veramente veramente grande, quindi spazio ne ho, però preferisco comunque mettere il cambio di stagione sotto al letto. Qui c'è una vite, cos'è? Ho perso un bullone da qualche parte. E niente, poi comunque i giubbotti vi faccio vedere, li ho posizionati, mi pare lo sgabello di Samuele che uso per arrampicarmi. Qui ci metto, diciamo, i cuscini, quelli in più che usiamo per la notte. Comunque qui c'è un altro vestitino che ho qui perché ho messo tipo un'ora, cioè un'ora di numero, però comunque l'ho indossato, non mi andava di lavarlo perché è pulito, però neanche metterlo insieme agli altri vestiti. E qui comunque ho messo tutti i nostri giubbottini, che notare sono più quelli del mio compagno, cioè io ne ho uno, due, tre, a parte no vabbè, ce ne ho altri 5-6 tipo d'ancora da mia madre, però... ripeto che qui ho portato sempre le cosine che praticamente uso di più. Poi qui ci sono degli album e le traversine che uso per il letto, per gli incidenti di Samuele, che io uso sotto al, metto sotto le lenzuola, perché magari può capitare che qualche volta magari faccia talmente tanta pipì da comunque uscire fuori dal pannolino, e per diciamo salvare il materasso preferisco mettere questi sotto. E poi qui c'è una vestaglina, diciamo leggera, non metto più niente. Già che ci siamo, vi faccio vedere anche come ho organizzato ormai l'armadio del mio compagno, che sarà già l'apocalisse, che comunque è un continuo sistemare. Infatti vabbè, notare che qui ci sono altri giubbotti. Cioè io ovviamente di volta in volta cerco di metterglielo al posto, però è un cialtrone. Comunque qui ho messo
tutte le cosine sportive per andare in palestra e giocare a calcetto. Qui tutte le felpine che magari può usare la mattina, queste ad esempio non vanno qua, che può usare la mattina perché giustamente lui scende alle 5 dal lavoro, cioè esce presto per aprire il bar, quindi magari una felpina la mattina ci può stare. Ecco, anche questa non va qui. Notare come mi mette le magliette poi nell'armadio. E insomma, poi sempre per lo stesso criterio che comunque quando arriva la metà stagione non è che devo sbrigarmi a fare il cambio di stagione, comunque c'è sempre qualche felpettina. E qui Apocalypse Now, io ho messo tutte le magliettine a maniche corte, cioè notare come è un cialtrone. Poi qui ci sono tutte le camicie varie, tutte appese, quelle qua, maglioncini vari, bermuda. E avevo fatto questa separazione dei beni perché almeno sa dove andare a trovare le cose, però tanto un cialtrone lo stesso. Comunque qui poi ho messo tutti i pantaloni e sotto notare il casino che ha combinato. Vabbè, qui c'è una felpina che ha tipo messo anche mezza volta, l'ha appoggiata nell'armadio perché io gli proibisco di lasciarmi la roba in giro e quindi se la sbotolecchia. Anche questo boh, non so se la butta nell'armadio, questa è rinfusa. Qui c'è il suo asciugamano personale per andare in palestra. E comunque qui ci sono altre cosine sportive che non mette mai, non vuole buttare, e io butterei tutto. Io sono per l'essenziale, le cose che magari non vedo che non metto più io butto, cioè più che buttare do a qualcuno. E poi qui ci sono i suoi costumini, io ce l'ho nel cassetto dell'intimo, quindi diciamo che nel ripiano che è attorno, qui vabbè ci sono i nostri pigiami, nel ripiano qui che ora non c'è niente, magari metterò una scatolina con tutte le cosine del mare, magari qualche telo, perché comunque c'è un sacco di spazio ancora. E niente, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e al prossimo video, ciao!